Riprendiamo la seduta, passiamo all'appello. Prego, segretario. Nicosia Andrea. Presente. Vinci Guerra. Sallemi. Presente. Frasca. Presente. Zorzi. Presente. Cannata. Presente. Denaro. Miccoli. Miccoli. Assente. Assente. Barrano. Iaquez. Assente. Iaquez. Assente. Mazzone. Scuderi. La Rosa. Assente. Motta. Presente. Pino. Assente. Ragusa. Argentino. Re. Nicosia. Sigia. Di Falco. Mascolino. Romano. Romano è assente. È entrato in aula il consigliere Miccoli. E il consigliere La Rosa. Ah, il consigliere La Rosa. Romano assente. Nicastro presente. Consiglieri presenti 21, consiglieri assenti 3. La seduta è valida. Passiamo quindi alla lettura dell'articolo 10, parte terza, adozione di rotatori. Articolo 10, oggetto dell'adozione. L'allestimento a verde delle rotatorie stradali, la sistemazione a verde dell'isola centrale nell'anello e o delle isole sparti traffico consentono la riqualificazione e la valorizzazione dei luoghi urbani. Per far fronte ai costi relativi all'allestimento e alla manutenzione del verde delle rotatorie stradali, il Comune favorisce la loro adozione, comprensive delle aiuole spartitraffico presenti sul territorio comunale, affidandone l'allestimento, la gestione e la manutenzione a soggetti esterni all'amministrazione, in cambio dell'autorizzazione alla posa di cartelli istituzionali finalizzati alla sponsorizzazione. Se non ci sono interventi in merito all'articolo 10... passiamo alla votazione. Prego, segretario. Vinci Guerra. Favorevole. Nicosia. Favorevole. Sallemi. Favorevole. Frasca. Zorzi. Cannata. Denaro. Miccoli. Barrano. Iaquez. Mazzone. Iaquez è assente. Mazzone. Scuderi. La Rosa. Motta. Consigliere Motta. Motta, favorevole. Pino, assente. Ragusa, Argentino, favorevole. Re. Nicosia Fabio. Scusi, aspetti, scusi. Consigliere Re. Sì, favorevole. Nicosia Fabio. Sigia. Di Falco. Mascolino. Romano, assente. Nicastro. Consiglieri presenti 21, consiglieri favorevoli 21, l'articolo è approvato. Articolo 11, modalità di affidamento. Al fine di dare in adozione il verde all'interno delle rotatorie e delle aiuole spartitraffico connesse, il Comune pubblica un avviso all'albo pretorio sul sito internet e tramite manifesti da affiggere sui luoghi di maggior transito. L'avviso, dal titolo adotta una rotatoria, deve contenere le seguenti indicazioni minime: l'oggetto dell'iniziativa, le modalità di presentazione delle domande, l'elenco delle rotatorie da affidare in adozione, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale la documentazione è consultabile e il rinvio alle norme della parte seconda del presente regolamento. L'elenco delle aree verdi all'interno delle rotatorie e delle aiuole spartitraffico da dare in adozione aggiornato a cura della Giunta Comunale con cadenza annuale reso pubblico tramite albo pretorio online e sito web del Comune. I soggetti affidatari assumono l'obbligo di effettuare a proprie cure e spese l'allestimento, la gestione e la manutenzione delle aree verdi oggetto di adozione, restando essi esonerati dal pagamento degli oneri comunali sulla pubblicità per tutta la durata dell'affidamento. Possono proporre l'adozione privati, condomini, imprese e società costituite in qualunque forma, ditte individuali, cooperative, consorzi, associazioni, circoli, comitati, operatori commerciali, organizzazioni di volontariato e istituti di credito.
Ciascuna rotatoria a ciascuna delle aiuole spartitraffico può essere allestita e gestita da un unico soggetto, rimanendo esclusa qualsiasi forma di subaffidamento. È assolutamente vietata la possibilità di cedere gli spazi pubblicitari a soggetti terzi a pena di decadenza immediata dell'affidamento. I soggetti affidatari, se non appartenenti o operanti nel settore del verde, dovranno fare eseguire l'allestimento e la manutenzione delle rotatorie a ditte specializzate ed in possesso dei requisiti in materia di sicurezza contributiva e di ordine generale. È espressamente esclusa la partecipazione di soggetti che si siano resi responsabili di violazioni a qualsiasi titolo accertate nei confronti delle disposizioni di cui al titolo secondo del Codice della Strada e relativo regolamento. Il soggetto interessato che intende proporsi per l'allestimento, la manutenzione e la gestione della rotatoria barraiuola spartitraffico deve far pervenire al Comune apposita domanda da prodursi in busta chiusa contrassegnata con l'indicazione domanda per l'adozione di una rotatoria entro il giorno indicato nell'avviso pubblico che conterrà il modello della domanda e l'elaborato progettuale minimo a cui dovranno attenersi i partecipanti e sulla base del quale sono tenuti a presentare la propria domanda nonché l'eventuale documentazione aggiuntiva a quella descritta nei successivi commi del presente articolo. La domanda, compilata utilizzando il modello allegato all'avviso pubblico, dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e, precisamente, se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria, la proposta di adozione dovrà essere corredata da descrizione analitica e o rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica, relazione descrittiva del programma di manutenzione che dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione, un bozzetto a colori dell'eventuale cartello di comunicazione pubblicitaria del soggetto gestore. Se gli interventi prevedono un nuovo allestimento dell'area, la proposta di adozione dovrà essere corredata da rilievo dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente, delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica, relazione descrittiva della proposta di intervento redatta in forma scritto-cartografica. Detta relazione dovrà indicare con grafici eventuali photo-rending e disegni gli interventi tipo proposti, tempi di esecuzione, materiali impiegati, gli eventuali impianti, l'elenco delle specie vegetali che si intende utilizzare. Cronoprogramma e la descrizione dei lavori da eseguirsi, elaborazione del piano di manutenzione del verde, un bozzetto a colori del cartello di comunicazione pubblicitaria del soggetto gestore. Il progetto deve essere presentato in un'unica copia. Ciascuna partecipante potrà indicare fino ad un massimo di 2 richieste di affidamento, indicando le priorità di interesse. Nel caso in cui facesse domanda di affidamento un unico soggetto, potrà ricevere in affidamento più di 2 rotatorie. Per ciascuna delle rotatorie oggetto di adozione deve essere specificata la durata del periodo di manutenzione proposto, che non potrà in alcun caso essere superiore ad anni 3. Allora, sull'articolo 12 c'è innanzitutto, no, qui è giusto, ma questo sì. Allora, innanzitutto, colleghi, c'è un refuso al comma 2, perché quando parla del rinvio alle norme della parte seconda del presente regolamento, mentre questa è la parte terza, quindi c'è un refuso tra secondo e terzo, che è scritto a numero romano. E poi chiedo ai consiglieri se c'è da, rispetto ai colleghi, a questo punto lo sollecito io, se la durata, dato che il Consiglio ha determinato, eventualmente presentiamo un emendamento, se la durata per quanto riguarda le aree verdi abbiamo previsto essere fino a 4 anni, se dobbiamo farlo anche con riferimento alla rotatoria, dato che per adeguarlo al trattamento. Quindi a questo punto chiedo ai colleghi di presentare un emendamento. Sì, collega di una domanda solamente tecnica all'ingegnere, sì, per capirlo. Il comma 12, ingegnere, dell'articolo 11, dice ciascun partecipante potrà indicare fino ad un Sì. Comma 12 dell'articolo 11, ciascun partecipante potrà indicare fino ad un massimo... fino ad un massimo di 2 richieste di affidamento indicando le priorità di interesse. Fin qui va bene. Poi, per capirlo, nel caso in cui facesse domanda di affidamento un unico soggetto potrà ricevere in affidamento più di 2 rotatorie, che vuol dire? Cioè che gli potete assegnare 2 rotatorie anche se lui ne presenta una?
comma 12. No, è per capirlo. C'è una contraddizione, perché il comma 12 parla di massimo di due richieste, quindi la parte seconda dovrebbe prevedere un non potrà ricevere in affidamento comunque più di due rotatori. Ci vuole un non. Sì, consigliere Sallemi, eventualmente mentre presenta l'emendamento. Allora, il comma 12 inoltre aggiungere prima della parola potrà ricevere la parola non. E comunque massimo due, no, una, salvo nell'ipotesi in cui la domanda fosse una sola per più rotatori, in quel caso potrà ricevere due rotatori, ma non più di due comunque. E per non creare un sistema di monopoli. Sì, articolo 12, quello dopo, ok. Ingegnere, nel frattempo il parere immagino sia favorevole. Sì, sicuramente. Salvo. Consigliere Di Falco, vuole firmarlo anche lei, considerato che... Allora, emendamenti all'articolo 11,13, sostituire la parola 3 con la parola 4 anni. No, però manca questo, forse non mi ha ascoltato. Dopo la parola... Sì, e pensavo che l'avesse... Oh, e poi, e successivamente al comma 12... Inserire dopo la parola soggetto... No. Ok, quindi do lettura in un unico emendamento, sostituire la parola all'articolo 11,13, sostituire la parola 3 con la parola 4 anni e al comma 12 inserire dopo la parola soggetto la parola non. Il parere del dirigente. Il parere è favorevole, se non ci sono interventi sull'emendamento così come rassegnato, passiamo alla votazione. Prego, segretario. Vinci Guerra. Favorevole. Nicosia Andrea. Favorevole. Sallemi. Favorevole. Frasca. Sì. Giorgi. Cannata. Sì. Denaro. Sì. Miccoli. Barrano. Sì. Iacquez. È assente. Mazzone. Scuderi. La Rosa. Motta. Pino, assente. Ragusa. Argentino. Sì. Re. Nicosia Fabio. Favorevole. Sigia. Di Falco. Mascolino. Romano assente, Nicastro. Consiglieri favorevoli 21, l'emendamento è approvato. Passiamo quindi all'approvazione dell'articolo così come... Siamo all'11 ancora, collega. Sì, l'avevo letto che c'è un emendamento al 12. Passiamo alla votazione dell'articolo 11 così come emendato. Prego, segretario. Vinci Guerra. Nicosia Andrea. Favorevole. Sallemi.
Frasca, Zorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iacquez assente, Mazzone, Scuderi, Murarosa, Motta, Pino assente, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia Fabio, Sigia, Di Falco, Mascolino, Romano assente, Nicastro. Articolo 12. Consiglieri presenti 21, consiglieri favorevoli 21, l'articolo è approvato. Passiamo alla lettura dell'articolo 12, criteri per la scelta delle specie vegetali. La scelta delle specie da impiegare è effettuata tenendo in considerazione tre parametri. La salvaguardia della vitalità, scusate colleghi, della potenzialità estetica e del valore decorativo delle specie vegetali, la minimizzazione dei costi di gestione, evitando l'utilizzo delle specie più delicate ed esigenti che, in mancanza delle necessarie cure, tenderebbero a deperire rapidamente, l'utilizzo delle specie autoctone che, oltre alla naturale capacità di adattamento alle condizioni ambientali del luogo, fungono da elemento di collegamento tra il verde costruito dall'uomo e quello naturale del paesaggio circostante, contribuendo ad una sorta di rinaturalizzazione dell'ambiente urbano e periurbano. I requisiti fondamentali che la vegetazione deve possedere sono i seguenti: rusticità, ossia la capacità di adattarsi ad una svariata tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo dei vegetali, stress idrici e termici, inquinamento dell'aria, eccetera; basso livello di manutenzione, le piante devono necessitare di un ridotto numero di interventi di potatura. Sull'emendamento e sull'articolo 12 è stato presentato a firma dei colleghi 5 Stelle un emendamento su cui l'ingegnere, mi perdoni, eventualmente lo facciamo diciamo ai microfoni. Do la parola al collega Re per presentare l'emendamento, ne do anzitutto lettura e magari potrà chiedere eventuali chiarimenti. Presidente, sì. Chiedo scusa, sempre a livello di domande. Ah, sì. Se potevo porne una sempre all'ingegnere. Su questi requisiti, ingegnere, ma la mia è una domanda da ignorantello, però non lo so se uno le deve porre perché si pone gli come scrupoli. Molti qua. L'incidenza che alcune essenze potrebbero avere circa la circolazione stradale, lo dico perché mi ricordo due episodi. Uno, quello che per esempio nel Piazza Esso ci fu un periodo in cui maturavano troppe olive che cadendo a terra creavano dei problemi di sicurezza. E la seconda era quella della infiorescenza di alcune essenze arboree che potevano, soprattutto negli incroci, essere di ostacolo per la visibilità. Questi sarebbe il caso di inserirli come requisiti, quindi è una richiesta tecnica, non è casomai l'aggiungiamo. Vuole rispondere, ingegnere? Allora, per quanto riguarda la sicurezza stradale, in un altro... Scusate, colleghi! In un altro punto precedente è stato approvato che le piantumazioni non dovessero comunque dar luogo a problematiche di sicurezza stradale. E c'è scritto in uno dei primi articoli questo qua. Ecco, non è specificato nel dettaglio la qualità delle essenze, però le dimensioni eccetera sono richiamate in uno dei primi articoli sono già stati approvati. Grazie ingegnere, do lettura dell'emendamento a firma dei colleghi Argentino, Re, Ragusa. Alla lettera C, emendamento numero 1 all'articolo 12, alla lettera C, dopo all'utilizzo della specie sostituire parametri, sostituire, quindi aggiungere, non sostituire. Sostituire la parte che già è scritta con parametri agronomici, terreno, pendenza, esposizione, climatici, ambientali, urbani, vincoli edilizi, stradali, servizi, eccetera, estetici, forme, dimensione, colore,
naturalistici, ricovero e nutrimento fauna. Quindi lei sostanzialmente propone di eliminare la parte in cui si dice l'utilizzo delle specie autoctone che oltre alla naturale capacità di adattamento, eccetera, eccetera, fino alla conclusione del punto 12, con quanto di cui ho dato lettura. Vuole presentare l'emendamento? Prego, consigliere. La lettera C. Io chiedo scusa anche perché non avendo il testo e leggendolo sì, da capisco smartphone, le difficoltà. Ho anche una certa difficoltà alla mia tenera età, dico, di vedere, cioè dico in maniera così spedita come magari i consiglieri più giovani da questo punto di vista. Quindi ho intercettato nell'ambito della lettera la sostituzione, perché nella scelta il problema è questo, però, cioè dico, nella scelta delle specie da impiantare, cioè la cosa più importante non sono quello di andare a individuare essenzialmente le specie autoctone. Le specie autoctone, cioè, non ci porterebbero da nessuna parte, nel senso che se noi andiamo a Palermo, cioè troviamo le alberature eccetera, non troviamo nessuna specie autoctona, ma sono piante, cioè tutte acclimatate, provenienti da tutto il mondo, che si sono acclimatate in maniera straordinaria a Palermo. A Palermo presenta orti botanici, presenta delle specie bellissime all'interno dei loro, di alcuni viali, eccetera. Il problema quindi è individuare piante che abbiano caratteristiche idonee da questo punto di vista e che non siano anche difformi a quelle che possono essere gli utilizzi. Allora, i parametri individuati sono di carattere agronomico, cioè le piante devono tener conto, cioè da impiantare devono tener conto del terreno, il pH, cioè qualcuno deve dirlo se una pianta che ha bisogno di pH acido, basico, eccetera, capisco che va a noio, scusatemi, dico, da questo punto di vista purtroppo poi vedere, cioè, alcune piante messe nell'aiuola alle maia che si continuano sempre a vedere svilite anche dal punto di vista di quelle che sono anche le loro caratteristiche, le loro potenzialità, è una bruttura per tutti quanti, e questo dipende talvolta da piccoli elementi che vanno valutati, quindi il pH, naturalmente l'esposizione, le pendenze che possono più o meno avere, fattori climatici naturalmente individuano altre caratteristiche. È inutile che io vada a mettere una palma che so a priori che appena arriva vicino, in prossimità di 0 gradi, mi va a seccare, dico, completamente. Quindi anche queste caratteristiche e queste conoscenze sono fondamentali dal punto di vista, dal punto, quindi, fattori climatici, fattori ambientali che intercettano chiaramente l'aspetto di dove devono essere inseriti, in quale contesto, cioè, vengono inserite queste piante, e se sono anche in grado di intercettare per esempio fattori ambientali importanti, perdonatemi per la distrazione se mi prolungo, purtroppo, cioè tocchiamo un tema che poi da questo punto di vista dà qualità anche al verde. Fattori ambientali sono legati ad aspetti che collegano quelle che sono per esempio impatti, cioè di inquinamenti sonori. Una siepe riesce a limitare quelle che sono gli inquinamenti sonori, oppure, cioè, le possibilità di poter intercettare anche inquinamenti di altra natura, cioè anche a questo servono le piante. Quindi fattori ambientali intesi in questa direzione. I fattori urbani sono chiaramente legati ai vincoli edilizi che si possono eventualmente avere, servizi, poco fa si citava anche che si possono presentare delle condotte, eccetera, estetici. E qui è anche l'altro aspetto, le piante si mettono, cioè, in funzione della loro esteticità, della loro forma, della loro natura, cioè ogni pianta ha una propria forma e la forma dà anche decoro e diversità anche a quella che è un'impostazione del verde. Infine, cioè, c'è il discorso delle caratteristiche poi naturalistiche, cioè che possono essere attribuite alle piante, e le piante possono diventare ricovero per gli animali, contrariamente a quello che viene vissuto come talvolta fastidio, perché chiaramente il ricovero di tutti quegli uccelli che vengono in piazza diventano un fastidio enorme, però il ricovero
le piante servono a dare il ricovero agli animali, alla fauna, e a dare anche nutrimento, per cui inserite in un certo contesto servono anche a questo e hanno anche questa utilità, perché la fauna appartiene anche al nostro mondo e dà la dignità anche di esistere. Quindi io avevo aggiunto queste caratteristiche solo perché credo che abbiano la dignità di essere menzionate. Grazie. Grazie collega Re. Il dirigente ha espresso parere favorevole, seppure ha aggiunto, ma solo per una questione di diciamo di logicità nella struttura del periodo, della frase, secondo i parametri, sostituire quindi l'utilizzo delle specie secondo i parametri, va bene? E poi agronomici, quindi terreno, pendenza, esposizione, climatici, ne do nuovamente lettura, ambientali, urbani, vincoli edilizi, stradali, servizi, eccetera, estetici, forme, dimensione, colore, naturalistici, ricovero e nutrimento, fauna. Chiaramente questo dico, io sono ignorante anch'io in materia, però specifica, individua, e questa è una domanda che le faccio, individua in maniera più approfondita quali sono i criteri per la scelta delle specie, non esclude anche l'utilizzo delle specie autoctone eventualmente, nell'ipotesi in cui il terreno e le condizioni dovessero consentirlo, giusto? Benissimo. Va benissimo, e allora amplia, va bene, d'accordo, grazie mille collega Re. Se non ci sono altri interventi sull'emendamento a firma dei colleghi, passiamo alla votazione, prego segretario. Vinci Guerra. Favorevole. Nicosi Andrea. Favorevole. Sallemi. Favorevole. Frasca. Favorevole. Zorzi. Cannata. Denaro. Miccoli. Miccoli favorevole. Barrano. Favorevole. Iacquez assente, Mazzone, sì. Scuderi, sì. La Rosa, sì. Pino assente, Ragusa, favorevole. Scusate, Motta? Sì. Motta sì. Argentino, favorevole. Nic- Re, sì. Nicosia Fabio, sì. Sigia, sì. Di Falco, Mascolino, favorevole. Romano assente, Nicastro. Favorevole. Sul 12. Consiglieri presenti 21, consiglieri favorevoli 21, l'emendamento è approvato. Passiamo ora alla discussione di un altro emendamento che sta per essere presentato dal collega Di Falco e di cui do lettura, vuole presentarlo? Sì. Do innanzitutto lettura al comma 2. Al comma 2 aggiungere, consigliere Di Falco, incapacità, se vuole, sì, se è leggibile, se, perché no, io scrivo so, malissimo, no. Allora aggiungere al comma 2 incapacità, cioè il concetto è questo, presidente, mi scusi, ma io non mi chiamo, non sono il dottore Re, glielo spiego a lei. La cosa buona degli emendamenti è il collega Re, cioè, che scrive a stampatello, quindi è impossibile non comprendere. Infatti, cioè, alla voce al comma 2, i requisiti fondamentali che la vegetazione deve possedere sono i seguenti: rusticità, basso livello, eccetera, eccetera. Io ho formulato in maniera pessima, questo lo premetto, un emendamento che nella sostanza vuole dire di evitare che le essenze che vengono impiantate per esempio nelle aiuole, mi riferisco per esempio alla tangenziale ovest, quella di Contrada Fanello, che abbiano capacità impattante pari a zero per quanto riguarda l'impianto radicale, perché c'è per esempio nella circonvallazione ovest una distruzione totale del manto stradale per quanto riguarda queste cose. Era solamente questa l'aggiunta che io ho scritto con una cosa che mai sa dare, no, 1-0. Collega Di Falco, le dispiace, sì. Se ne dà lettura, no? Mi manca, no, alcune parole, ci sono due o tre parole che non, no, ma non ce lo andiamo. Allora, la formulazione, dottore Re, è così, però poi magari lei la combina tecnicamente. Aggiungere al terzo punto, cioè un altro puntino nero praticamente, incapacità di essere, i requisiti fondamentali che la vegetazione deve possedere sono incapacità di essere impattante sulle strutture stradali o similari,
sia per gli impianti radicali che per elementi similari. Ma affronto magari a rileggerla attorno, però il concetto era questo. Però tecnicamente dovremmo formularlo in maniera... Non so se sono stato chiaro, dottor. Sì, io forse posso intervenire. Mi sollecita il collega argentino che nell'emendamento tecnico presentato da loro, tra i criteri nella individuazione delle piante c'era anche... Scusate, colleghi, dico, non so se si può ricondurre, collega Di Falco, però fra i criteri c'era anche quello urbani, quindi edilizi, stradali, esatto, servizi, eccetera. Esatto. Cioè sembra, non lo so, come lei preferisce. Presidente, difatti io volevo sottolineare questo aspetto perché nella valutazione di carattere generale che io individuavo, cioè nella scelta delle specie, proprio questi aspetti, sia di natura ambientale, che sono quelli legati all'ubicazione delle piante, il posto dove vanno ubicate. Perché veda, consigliere Di Falco, il problema dell'apparato radicale non è una questione semplicemente di piante, cioè come si penserebbe, dico affittone, caratteristico, oppure ramificate, eccetera. È un problema di ambiente dove si mettono. Se noi andiamo a mettere qualsiasi pianta e la costringiamo, cioè, in una piccola buca, cioè dove possibilmente affoghiamo, cioè, la pianta, cioè, senza poter dare la caratteristica per far respirare un apparato radicale, la reazione delle piante sarà quella di andare con la propria radice verso l'alto per esplorare, per cercare ossigeno. Questa è la reazione che ne deriva. Quindi avere anche le stesse piante, cioè che noi ci troviamo presso la strada che lei citava poco fa, ma inserita in aiuole più ampie, cioè chiaramente eviterebbe anche questa esplorazione così anche che noi ci ritroviamo. Però ecco, le constatazioni, cioè, che vengono effettuate sono giustissime, ma credo che siano già inserite in quelli che erano gli aspetti di valutazione della scelta che avevo... Presidente, lo ritiro allora, visto che c'è... D'accordo, grazie collega Di Falco. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 12 così come emendato. Se non ci sono interventi sul merito dell'articolo, prego segretario. Luigi Guerra, Nicosia Andrea, favorevole. Sanremi, Frasca, Zorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iacquez assente, Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino, assente, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia, Fabio, Sigia, Di Falco, Mascolino, Romano assente, Nicastro. Consiglieri presenti 21, consiglieri favorevoli 21. L'articolo è approvato. Passiamo alla lettura quindi dell'articolo 13. Cartelli istituzionali di sponsorizzazione. A fronte dell'allestimento, gestione e manutenzione delle rotatorie e o delle aiuole spartitraffico a titolo gratuito, ciascun affidatario ha diritto alla collocazione di un numero di cartelli istituzionali di sponsorizzazione, la cui quantificazione, le cui dimensioni e i punti di allocazione sono definiti dalla Giunta Comunale in sede di aggiornamento annuale dell'elenco delle rotatorie e delle aiuole spartitraffico da dare in adozione. Nel cartello istituzionale di sponsorizzazione potrà essere inserita esclusivamente, oltre alla scritta Comune di Vittoria e relativo logo, la denominazione del soggetto affidatario, eventualmente completata da simboli e da marchi, preceduto dalla seguente dicitura: rotatoria adottata da, che ne cura l'allestimento e la manutenzione. Nelle rotatorie poste agli ingressi della città, i cartelli dovranno riportare la scritta Benvenuti nel Comune di Vittoria. È vietato collocare sui cartelli pubblicità di altre aziende, imprese, ditte, eccetera, che non siano soggetti affidatari, peni la decadenza immediata del contratto senza che l'affidatario possa avanzare pretese risarcitorie. I cartelli istituzionali di sponsorizzazione sono l'unica installazione consentita. Oltre alla segnaletica stradale, i cartelli istituzionali di sponsorizzazione presenti sulle aree interessate, non conformi a quanto stabilito nel presente regolamento, sono rimossi con onere a carico del contraente. La collocazione di cartelli istituzionali di sponsorizzazione deve garantire la visibilità della segnaletica stradale e non creare confusione o interferenza all'utente della strada.
Ciascun cartello dovrà essere realizzato con materiale idoneo che nel caso di un eventuale impatto violento non opponga resistenza al veicolo. Le dimensioni dei cartelli ed il loro posizionamento sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con cartelli della segnaletica stradale. Si dovrà evitare in particolare l'uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali e l'uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce dell'obbligo. Non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Dovrà essere presentata idonea dichiarazione tecnica relativa ai cartelli attestanti che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità. Tali impianti pubblicitari sono esonerati al pagamento dell'imposta di pubblicità. Se non ci sono interventi sull'articolo 13... Presidente, c'è una ripetizione. Il punto 9 è, ripete quanto dice il comma 1 al terzo rigo. Le cui dimensioni e i punti di allocazione sono definite dalla Giunta Comunale. Oh, e il 9 dice la dimensione del cartello, posizione sono stabilita dalla Giunta Comunale. Non succede niente, è più che altro per una questione di pulizia, secondo me. Sì. Forse il punto 9 prende anche il posizionamento che il punto 1, il comma 1 non cita invece, non mi pare cita. Parla di punti di allocazione. Ah sì, scusi, non l'avevo... eliminiamo un emendamento... Si potrebbe togliere il punto 9 e quindi salgono tutti i numeri. Beh. No, ma non è una questione di sostanza, è per non ne fare... È di forma la vice la questione. Cioè, per non ci fare un po' prendere in giro, ma chi fa il regolamento? Solo per questo. Tra l'altro la numerazione poi in automatico... Vabbè, si ricambia, tanto si deve riintervenire sul regolamento. Ingegnere, presentiamo l'emendamento. Collega Di Falco, lo presenta lei? Sì. Metto cassare il punto 9. Sopprimere il comma 9, sì. Tanto in tutti i casi questo regolamento alla luce degli emendamenti deve essere riscritto, quindi. Colleghi, nel frattempo che il consigliere Di Falco presenta l'emendamento alla Presidenza, il parere è favorevole, ingegnere? Il parere è favorevole. Cassare quindi il punto 9, essendo esso una ripetizione del punto 2. Passiamo alla votazione, prego segretario. Pinci Guerra, Nicosia Andrea, favorevole. Sallemi, Frasca, Giorgi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iacquez assente, Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino assente, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia, Sigia, Di Falco, Mascolino, Romano assente, Nicastro. Consiglieri presenti 21, consiglieri favorevoli 21, l'emendamento è approvato. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 13 così come emendato. Se i colleghi sono d'accordo con la medesima composizione lo diamo per approvato. Articolo 14. Valutazione delle proposte. Ai fini dell'assegnazione dell'adozione in argomento, il Comune provvede, tramite procedure di evidenza pubblica, con i criteri meglio descritti in proseguo. Il dirigente della direzione, deputata alla gestione del verde pubblico, provvede a indire la procedura di evidenza pubblica con apposito avviso, a cui sono allegati lo schema di convenzione, il disciplinare di svolgimento delle minime attività di allestimento, gestione e manutenzione delle rotatorie e o delle aiuole spartite affrico, integrate da quelle contenute nella domanda aggiudicataria, ed il disciplinare della procedura di aggiudicazione, nonché l'elaborato progettuale minimo a cui dovranno attenersi i partecipanti e sulla base del quale sono tenuti a presentare la propria domanda. Nominare con propria determinazione un'apposita commissione tecnica composta da 3 dipendenti dell'amministrazione che valuterà le richieste di adozioni pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico, in cui sono ulteriormente dettagliati i criteri di valutazione dei progetti presentati, definiti nel seguente comma 3, ed a cui è allegato l'elaborato progettuale minimo a cui dovranno attenersi i partecipanti al fine di presentare in miglioramento la propria proposta progettuale all'uopo inserita nell'apposita domanda. La commissione disporrà l'affidamento a favore di un candidato che abbia presentato l'offerta di adozione
di maggior valore qualitativo progettuale da determinarsi mediante attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i seguenti criteri: qualità complessiva del progetto dal punto di vista tecnico-ambientale, ivi compresa l'eventuale previsione progettuale della riconversione, cioè di una nuova progettazione dell'area, con la collaborazione di fiori, alberi, con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il cui sottopeso sarà definito e specificato dal responsabile dirigenziale all'interno dell'avviso pubblico. Massimo 30 punti, originalità della proposta massimo 15 punti, maggiore durata del contratto nei limiti della durata massima di 3 anni massimo 15 punti, miglior piano di manutenzione del verde massimo 30 punti, minor tempo di realizzazione degli interventi di miglioramento massimo 10 punti. In caso di coincidenza dei punteggi assegnati sarà privilegiata la soluzione più vantaggiosa per il Comune in termini di manutenzione successiva alla cessazione dell'affidamento. Per le rotatorie aiuole, eventualmente non assegnate per carenza di domanda, il Comune può procedere a trattativa diretta con gli eventuali soggetti privati interessati, nel rispetto dei termini e dei parametri previsti nell'avviso. La procedura di cui sopra è gestita dal dirigente della direzione deputata alla gestione del patrimonio, qui da modificare, il quale provvederà ad adottare le relative determinazioni, ivi compresa quella di indicazione della procedura e quella di affidamento dell'adozione dell'area verde, oggetto della procedura, sulla base dell'esito dei lavori della Commissione attraverso successiva stipula dell'apposita convenzione allegata alla presente. E su questo articolo si rilevano anzitutto la durata, che deve essere comunque riportata a norma dell'articolo precedente ad anni 4, e la gestione, il riferimento alla direzione deputata alla gestione del verde pubblico e non del patrimonio, come modificato già in precedenza. Quindi presento un emendamento. Consigliere Sallemi, se non le dispiace. Sì, il parere. Allora, ingegnere, vabbè, la modifica al comma 3. Lettera C, la modifica di 3 anni a 4 anni, e al comma 6, deputata alla gestione non del patrimonio ma del verde pubblico. Angelo. Presidente. Sì, collega Argentino. Prego. Si dovrebbe adeguare il numero 2, lettera B, alla modifica dell'articolo 7, lettera B. Aspetti. Per adeguamento. Ah, la commissione, sì. Lo prendiamo l'emendamento che è stato approvato precedentemente, così lo formuliamo nello stesso modo. Sì, la consultazione di un esperto. No. Questi sono tutti gli emendamenti? Sì. E allora lo preparo, lo faccio uguale. Allora, il primo emendamento. Sì. E c'è un'altra modifica, collega Sallesti. Non sei attento. Ma noi siamo attenti, non sei attento. Non le facciamo. Comma 6. Sostituire.
voce e la parola patrimonio con verde non è una cosa passata, noi stiamo colloquiando anche di altre patrimonio cose. Per articolo con Massa musica. Bene, colleghi, allora i due emendamenti, il primo è al comma 2 lettera B aggiungere alla parola valuterà le parole, scusate colleghi, sì, a firma del sottoscritto aggiungere la parola che valuterà le parole dopo l'eventuale consultazione di un agronomo indicato dall'ordine a titolo gratuito. Il parere è favorevole, mettiamo ai voti questo emendamento, prego segretario. Vinci Guerra, Nicosia Andrea. Favorevole. Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iacquez assente, Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino assente, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia Fabio, Sigia, Di Falco, Mascolino, Romano assente, Di Castro. Sì. Voto sì. Consiglieri presenti 20, consiglieri favorevoli 20, l'emendamento è approvato. Passiamo alla lettura dell'emendamento. All'articolo 14,3 lettera C sostituire la parola anni 3 con la parola anni 4 e al comma 6 sostituire la parola patrimonio con verde pubblico. Se non ci sono interventi su questo emendamento passiamo alla votazione. Prego segretario. Vinci Guerra, Nicosia Andrea. Favorevole. Sallemi assente, Nefrasca, Zorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iacquez assente, Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino assente, Ragusa, Argentino, favorevole. Re, Nicosia Fabio, assente, Sigia, Di Falco, Mascolino, Romano assente, Nicastro, favorevole. Consiglieri presenti 19, consiglieri favorevoli 19, l'emendamento è approvato. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo così come emendato. Se non ci sono interventi sul merito, prego segretario. Vinci Guerra, Nicosia Andrea. Favorevole. Sallemi, Frasca, Zorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iacquez assente, Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino assente, Ragusa, sì. Argentino, favorevole. Re, Nicosia Fabio, assente, Sagia, Di Falco, Mascolino, Romano assente, Nicastro. Consiglieri presenti 20, consiglieri favorevoli 20, l'articolo è approvato. Passiamo alla lettura dell'articolo 15. Attuazione dell'intervento a seguito della comunicazione relativa all'affidamento in adozione della rotatoria Aiuola Spartitraffico, il soggetto affidatario deve consegnare, a pena di decadenza, entro i successivi 15 giorni, scusate colleghi, scia o dia corredata da progetto di sistemazione dell'area su planimetria in scala. Il progetto deve dare attuazione alle specifiche contenute nella proposta allegata alla domanda di partecipazione, iscrizione alla CIA, ove prescritto, documentazione assimilabile. I costi relativi all'installazione e all'allaccio dell'eventuale impianto di irrigazione potranno essere a carico dei soggetti affidatari a partire dal pozzetto per l'allacciamento. Sulla base dell'esito della procedura selettiva, valutata la coerenza della documentazione prodotta con le dichiarazioni in fase di partecipazione, l'ente stipulerà con i soggetti affidatari interessati apposita convenzione allegata al presente regolamento. A seguito della sottoscrizione della convenzione, la consegna ai fini dell'allestimento, della gestione e della manutenzione delle rotatorie aiuole acquisterà efficacia con la sottoscrizione da parte dei soggetti affidatari di apposito verbale di consegna da cui avrà inizio la decorrenza del periodo di convenzione. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna i soggetti affidatari devono allestire la rotatoria come proposta
come da proposta progettuale entro i successivi 30 giorni per la risoluzione della convenzione e lo scorrimento della graduatoria di aggiudicazione a favore del successivo fino al quinto. Non ci sono emendamenti sull'articolo 15? Sì, se li presenti. Sì, magari al microfono, collega. Il potranno essere, comma 2, costi relativi all'installazione e all'allaccio dell'eventuale impianto di irrigazione potranno essere a carico dei soggetti affidatari. Dico, questo non apre al rischio che l'affidatario pretenda dal comune o che comunque rimanga incerto a chi saranno, a carico di chi saranno questi? Al comma 2, il primo emendamento presentato, al comma 2 sostituire la parola potranno con dovranno. Presidente. Sì, sostanzialmente si chiede, era la stessa valutazione che faceva il collega Cannata, e al comma 2, laddove si parla dei costi relativi all'installazione, sostituire la parola potranno essere a carico dei soggetti affidatari, a partire dal pozzetto, con dovranno essere a carico dei soggetti affidatari. Se non ci sono interventi, ingegnere, il parere? Su questo punto, sì. Presidente, scusi un attimo, aspetto il parere, c'era il collega argentino prima di lei. E allora prego, consigliere. Il discorso di potranno torna ad un argomento molto particolare, cioè credo che la cosa che secondo me può anche essere lasciato, potranno essere a carico dei soggetti affidatari, perché esistono, cioè probabilmente parecchie persone conoscono, alcuni consiglieri conoscono in maniera molto marginale, cioè gli aspetti delle aiuole. Ci sono parecchie aiuole che hanno già gli impianti di irrigazione. Il problema è anche quindi di saper gestire, cioè, il discorso. La questione principale si tratta nell'allaccio, cioè ora avere l'irrigazione secondo me è un prerequisito per tante anche tipologie di verde che possono essere adottate. No, aspetti, mi scusi, consigliere, non ho capito il... Allora, il problema io lascerei potranno. Perché? Perché? Perché di fatto, cioè, è una sinergia che deve nascere anche con l'ufficio tecnico, cioè, nel senso, non, perché se dovranno gestirlo i privati e a carico degli affidatari... No, però non si parla di gestione, si parla solo dei l'impianto costi. L'impianto di irrigazione... No, ma dei costi. Dei costi relativi all'installazione e all'allaccio, non della gestione. Cioè i costi devono essere a carico del privato. Ah, lei dice se ci vuole, se c'è un'importante installazione, potrebbe essere motivo di Io penso che sia più coerente lasciare il potranno per la questione proprio di gestione, cioè più elastica anche per i privati, altrimenti rendiamo sempre più ridotte le possibilità che di affidamento, perché un privato potrebbe decidere, dati i costi di installazione di un impianto di irrigazione particolarmente importante, potrebbe decidere di desistere, e di non ottenere l'affidamento. Sì. D'accordo. Grazie, consigliere Re. Collega Di Falco. Se mi consente di dissentire dal collega Re. Giusto il principio che ha, il pensiero che ha enunciato, ma il punto è un altro. Se noi inseriamo il concetto potranno, diamo discrezionalità all'amministrazione, per cui si possono creare anche delle questioni, dei dissidi. Il punto è un altro, collega Re. È l'amministrazione comunale che, nel caso in cui valuti che per quella rotatoria ci vogliono 25 metri di scavo, realizza un pozzetto o un secondo pozzetto, un terzo pozzetto, in maniera tale che l'aggiudicatario comunque ha sempre e mantiene comunque l'obbligo di allacciarsi ad un pozzetto diverso, cioè deve essere poi l'amministrazione a modulare le distanze dall'uno dall'altro, se no
qual è il criterio? 25 metri, 25 centimetri, 25 chilometri? Creiamo delle questioni per cui ci possono essere degli assegnatari che dicono perché a me sì e a quell'altro no, per la questione di centimetro o di metri. Se la distanza per quella rotonda o per quella aiuola è eccessiva, secondo me si deve fare parte diligente all'amministrazione per rendere più agevole l'allaccio, che però deve rimanere sempre ed obbligatoriamente a carico dell'assegnatario. Grazie collega Di Falco. Ci sono altri interventi? Il parere, ingegnere? I pubblici credo che possa darci anche qualche indicazione in merito, perché il problema sì, non è nel costo dell'impianto di irrigazione, il problema talvolta diventa nell'allaccio stesso, dove si allacciano già gli impianti di irrigazione, perché se ci sono già dei pozzetti vicini il problema non si pone da questo punto di vista. Ci sono situazioni in cui gli allacci sono completamente distanti e possono anche richiedere autorizzazione da parte del comune, sono faccende molto più onerose. E il problema che bisogna dare anche questa elasticità, colpo tranno, questa è l'indicazione. Sì, però se diamo e quindi l'elasticità... la discrezionalità, tutto a vantaggio la discrezionalità è a vantaggio di avere più verde, altrimenti escludiamo la gente. Collega Re, quello che dice lei è giusto, però comunque il problema è, se mettiamo potranno, comunque l'amministrazione, facciamo un caso limite così ci capiamo, facciamo finta che il pozzetto è distante dalla rotonda 25 metri e giustamente l'assegnatario deve fare uno scavo di 25 metri ed è eccessivo. L'amministrazione, secondo il potranno, dirà questo scavo lo facciamo noi e tu ti allacci, che è la stessissima cosa nel dire quando l'aggancio è agevole, comunque l'amministrazione deve provvedere a rendere più agevole l'allaccio. O con il potranno, ma se lasci il dovranno, comunque mettiamo in condizione l'assegnatario di svolgere lui stesso l'allaccio. Qua il comma 2 dice i costi relativi all'installazione e all'allaccio dell'eventuale impianto di irrigazione potranno essere a carico dei soggetti affidatari a partire dal pozzetto dell'allacciamento. Vale a dire che quando l'allaccio non è comodo, dovrà provvedervi l'amministrazione. Allora, la domanda, ho presentato un emendamento che dice dovranno provvedere gli assegnatari, nella consapevolezza che l'amministrazione, quando verifica che la distanza per l'allaccio è eccessivamente onerosa, provvede comunque autonomamente. Questo è quello che vorrei evidenziare. Però obblighiamo tutti a farlo a costo e spese, almeno l'allaccio dal pozzetto che può realizzare l'amministrazione. Spero di non aver fatto confusione. Poi, sì, ha chiesto di intervenire il sindaco, prego. Sì, presidente, consiglieri, guardi, il problema del potranno e del dovranno nasce da una discrezionalità che viene lasciata agli uffici per valutare la situazione volta per volta, no? Che è lo stesso discorso di dire quando l'allaccio è agevole. Agevole significa, che significa agevole? Non c'è un dato oggettivo, anche in questo caso c'è una discrezionalità, quindi è la stessa identica situazione. Però se noi lo mettiamo nel regolamento che dovranno, quindi significa che tutti i costi di allaccio eccetera eccetera sono a carico della ditta, io inizio a pensare che noi stiamo facendo un lavoro inutile stasera, perché probabilmente non parteciperà nessuno. Quindi se è questo l'obiettivo, no, scusi, qua il problema intanto è del consiglio Di Falco, non è la maggioranza. Poi anche se fosse la maggioranza, io dico qual è il perché dell'emendamento, poi non è che la maggioranza può pensarla anche in maniera diversa, ma comunque è del consigliere Di Falco. Quindi la logica di mettere dovranno significa che noi rischiamo realmente di andare a bloccare l'operatività poi delle cose, perché poi le valutazioni vanno fatte volta per volta. Poniamo il caso, noi possiamo avere rotonde di vario tipo, no? Rotonde dove occorrono investimenti di decine di migliaia di euro e rotonde dove ci sono investimenti di 1.000 euro. Ma capite che sono situazioni diverse, dove chiaramente il progetto è non l'amministrazione, che l'amministrazione è la giunta, ma dove gli uffici devono avere la discrezionalità, perché figuriamoci se la giunta è entrare nel merito della singola rotonda, ma voglio dire, abbiamo di cose un pochino più importanti di occuparci dell'allaccio alla singola fognatura. Ma quelli saranno gli uffici anche sulla base
della proposta progettuale che verrà presentata dalla ditta, perché altrimenti diventa un grosso problema. Quindi il potranno è andare a verificare volta per volta la situazione. Voglio dire, anche per essere chiari, nella valutazione dei progetti si verificherà anche questo, perché se c'è un progetto che dice che l'allaccio sarà a carico dell'azienda privata, chiaramente avrà una valutazione superiore e diversa rispetto a quello che non prevede l'allaccio. Quindi mi pare anche abbastanza evidente che il costo di allaccio, di irrigazione del sistema è uno dei criteri per la valutazione. Grazie signor Sindaco. Però Presidente, sì, se, collega Sallemi, un chiarimento più che altro, non so a questo punto se al Sindaco o all'assessore o al dirigente me lo diranno, però evidentemente, cioè, siccome si parla anche di pozzetto per l'allaccio, quindi il pozzetto quindi è a carico anche della ditta, cioè proprio il vero e proprio pozzetto è collegato al tubo, chiedo, cioè chiedo, ma è l'allaccio. Tutto, quindi tutta l'irrigazione comprende anche il pozzetto, vabbè, era solo per... Grazie collega Sallemi. Ce lo deve fare la ditta, ce lo deve fare. Bene, il comune, a questo punto, ingegnere. Prego, prego. Forse si è. Sì, sì. Forse si è un attimo. Dire potranno significa andare a valutare volta per volta le spese, l'attività da fare, eccetera, eccetera. Dire invece dovranno, così come è previsto l'emendamento, significa prendere che è obbligatoriamente a carico dell'azienda. Questo significa anche che i costi diventano realmente eccessivi, realmente il rischio è che nessuno partecipi. Quindi il potranno è andare a valutare caso per caso, perché magari c'è un investimento da fare di 200 euro e per la ditta non è un problema perché lo fa con pochissimo tempo, con un'autorizzazione semplice. Se invece deve andarlo a fare il comune occorre il progettino, l'affidamento, le cose. Quindi sono valutazioni che vengono fatte in maniera discrezionale volta per volta, ma dagli uffici sulla fattibilità del progetto. Questo è il concetto, cioè non blocchiamo, non ingessiamo l'attività degli uffici, perché ovviamente diventa veramente difficile poi andare avanti. Grazie. Sindaco, però se mi consente, il punto è, rifaccio sempre l'esempio dei 25 metri, facciamo finta che c'è un pozzetto per l'allaccio della luce elettrica a 25 metri dalla rotonda. L'amministrazione, valutando che nessuno si prende quella rotonda perché i costi di allaccio sono onerosi, si fa parte diligente e provvede a spostare il pozzetto o a installarne un secondo nelle vicinanze ragionevoli di quella rotonda. Con il dovranno il soggetto si ha, almeno al pozzetto più vicino, ha l'obbligo di fare l'allaccio e di costituire l'allaccio. Quindi fondamentalmente non cambiamo il meccanismo. Mentre con il potranno, se io me va scarto o quantomeno io vado a prendere quello da 25 metri e chiedo all'amministrazione di provvedere lei per intero all'allaccio, dice questo articolo. Il potranno è... Potranno significa che poi ci sarà una valutazione. E il dovranno invece è sempre a carico della ditta. E se l'amministrazione lo valuta troppo lontano, che fa? L'allaccio ci penso io. Ma col potranno c'è una valutazione degli uffici e verificheranno di volta in volta. Col dovranno non c'è più una valutazione degli uffici perché dovrà essere sempre il privato. Sì, ma il punto è, nel momento in cui l'amministrazione si pone questa domanda o gli viene posta questa domanda, caro assessore ai lavori pubblici, guarda che io per allacciarmi devo fare uno scavo di 25 metri. Allora l'amministrazione decide, non ti preoccupare, comprendiamo che è oneroso, sì, ammettiamo che decide. Lo scavo è oneroso perché è troppo lungo, ci pensiamo noi a fare il costo a assumerci il costo dell'allaccio. La domanda che pongo io è, non è più logico invece che comunque l'amministrazione, a prescindere, il pozzetto lo avvicina perché o fa idlo oppure comunque lo farà l'amministrazione, però costringe l'assegnatario, una volta sistemato il pozzetto che era a 25 metri e lo sistema a 2 metri e mezzo, poi nell'allaccio in quel pozzetto è un costo che si deve subire, che si deve caricare l'assegnatario. Questo è il discorso. Uno. Due, l'altra questione è che comunque, certo, la discrezionalità non fa mai bene né all'amministrazione né all'assegnatario. Questo è il ragionamento. Grazie. Però, assessore, perdona, Nicastro, prego. Io continuo a non capire l'osservazione, nel senso che se lei prende un'aiuola in gestione e ha il pozzetto
tutto, diciamo, la fornitura più vicina, che sia idrica oppure elettrica, a 25 metri. Perché io lo devo avvicinare a meno 2,50 m e non direttamente dentro l'aiuola? Cioè, se mi viene un'osservazione del genere, perché allora io non devo portare il servizio fin lì? Però c'è anche da dire che l'amministrazione contribuisce comunque con la fornitura elettrica e con la fornitura idrica. Quindi è un costo che poi potrebbe eventualmente portare a bilancio con i lavori che si fanno per avvicinarci all'aiuola. Io capisco che c'è un maggior costo per un'aiuola che potrebbe essere sfavorita perché ha le forniture elettriche o barra idriche particolarmente distanti. La fornitura elettrica e la fornitura idrica non sono valutate e misurate, per cui è l'amministrazione che contribuisce con questo servizio. Quindi, dico, l'intervento nella maggiore quota relativa ai lavori per avvicinare i servizi sono a carico di chi adotta quel determinato servizio. Mi pare di capire. Quindi possono essere a carico piuttosto che dovranno essere a carico, perché altrimenti sempre è un doppio costo che l'utente dovrebbe avere garantito. Presidente, sì, no? Aspetti, assessore Nicastro. Sì, no, volevo ascoltare anche il re per capire. Allora, fermo restando, cioè, dico, la discrezionalità che può essere frutto anche chiaramente di una valutazione degli uffici, che credo che sia abbastanza possibile per pensarla, ma credo che sia anche poi potenzialmente valutabile da parte delle commissioni che parlino, cioè che mettono queste aree a verde a disposizione, far valutare anche ai privati di poter mettere delle piante che non necessariamente abbiano bisogno di acqua. Cioè, per esempio, è anche questo sostenibile, perché, cioè, il costo, per esempio, chiariamo un passaggio, l'acqua serve nella fase di attecchimento. Qualsiasi pianta, anche se noi prendiamo, cioè, piante adattabilissime, climi aridi, eccetera, hanno necessità nella fase di attecchimento, però conviene fare un pozzetto, un scavo di 50 metri a costa di 10.000 euro, cioè per portare l'acqua, cioè non è conveniente portare a Cilla con l'autobot due volte, cioè, scusatemi, l'esempio molto pratico dal punto di vista di quello che possono essere anche le valutazioni che scaturiscono, cioè di volta in volta, secondo le scelte. Per cui questo potranno, cioè, consente secondo me un ragionamento, cioè, più in generale, che può funzionare. Punto. Io lo vedo infatti, da questo punto di vista. Poi il dovranno, cioè, mi sembra. Cioè... Il dovranno ti obbliga a pensare di più a se sì, vuole rispondere, assessore Nicastro, prego. Dico, io non volevo rubare il mestiere al dottore Re in quanto agronomo, però lasciando il potranno. Che cosa succede? Se la fornitura idrica è, ritorniamo perché credo sia la situazione più importante nel caso dell'attecchimento, se la fornitura idrica è distante dall'aiuola, io che propongo un progetto all'amministrazione per l'arredo dell'aiuola, proprio oggetto di questo regolamento, posso anche prevedere nel progetto che due volte al giorno ci saranno i miei operai o persone di mia fiducia che vadano lì con una bonza d'acqua e vadano a portare l'acqua oppure scegliere un arredo per l'aiuola tipo con delle essenze grasse o che hanno bisogno di particolarmente poca acqua, e quindi il potranno mi potrebbe lasciare aperta questa eventualità. Ma se devo obbligare a realizzare l'impianto idrico o l'impianto elettrico per portarlo fin lì, credo che possa diventare invece un catenaccio per chi deve prendere in gestione l'aiuola, se non ho capito male. Grazie. Assessore, collega Sallemi. Grazie Presidente. No, io all'inizio ero effettivamente d'accordo sul imporre o quantomeno evitare la discrezionalità, però effettivamente facevo una riflessione. Prendiamo un esempio tipo, no? Prendiamo le rotonde dello Strade Scoglitti. Ok? È ovvio che in quelle rotonde noi probabilmente, credo, io parlo da profano dell'ambiente, sia da... No, dico, le sto facendo un esempio, assessore, per cercare di capire perché mi sta cambiando l'idea sul lasciare la discrezionalità. Prendiamo l'esempio delle rotonde dello Strade Scoglitti. Se io dovessi andare a mettere lì del prato
o io sono una ditta che vuole mettere degli alberi particolari o anche un prato e sono costretto a mettere l'irrigazione io, non lo farei probabilmente. Non so se mi segue, consigliere Di Falco. Quindi magari lasciando la possibilità di poter scegliere in base a chi vuole investire in termini di sponsor su quell'aiore, lasciare la discrezionalità sul potranno piuttosto che deve farlo la ditta, evidentemente forse io non prenderei mai in adozione una rotonda grande come quella che c'è nello Stadio Scoglitti, perché se devo andare a fare l'impianto di irrigazione lì mi costerebbe 10 volte e forse non me l'ammortizzerei nei 4 anni. Questa è la riflessione che faccio, quindi la dobbiamo valutare secondo me anche nell'ottica di un'adozione che non riguarda la piccola aiuola ma la aiuola più grande. Chiedo, dico, non so se è d'accordo su questo esempio. No, ma il discorso è giusto, il punto è che se io debbo convincerla a mantenere o a prendersi l'assegnazione di quella aiuola, io come amministrazione che cosa faccio? Catabegino un pozzetto e te lo faccio fare e lo fai nel posto più vicino. Il punto però è che il dovranno mette in condizione, intanto toglie alcune questioni che riguardano la discrezionalità, che vuol dire potranno, quanti metri sono i potranno e quanti costi sono potranno, perché può essere che anche l'amministrazione può considerare gravoso al compagno di partito e non all'altro. Questa è una questione di giustezza dell'intervento dell'amministrazione che non riguarda questa amministrazione, stiamo discutendo del regolamento, quindi non è riferito a nessuno. La questione è se io devo convincere una persona a mantenere e prendersi in assegnazione la rotonda, come lo convinco? Caro potenziale assegnatario, guarda che i lavori di scavo te li faccio io, ti sposto il pozzetto ad un posto utile dentro l'aiuola, accanto all'aiuola, però l'allaccio e tutto il resto, tutto quello che ne comporta, comunque è e resta a carico tuo. Questo è quello che voglio dire. Invece, lasciando il potranno, l'amministrazione può discrezionalmente scegliere a chi farglielo e a chi non farglielo. Solamente questo è il ragionamento. Comunque lo fa l'amministrazione, o perché lo avvicina, o perché potrebbe decidere di farlo lei, ma almeno con il dovranno, avvicinato l'eventuale pozzetto, obbliga l'assegnatario comunque ad assumersi i costi di allaccio e di gestione. Questo era il ragionamento, per questo non condividevo quello che diceva l'assessore Nicastro circa il fatto di decidere di pensarci l'amministrazione per portare l'acqua e per l'irrigazione. Diversamente, con il dovranno noi potremmo anche far sviluppare l'intelligenza dell'assegnatario nell'utilizzo delle essenze delle piante che per esempio non hanno necessità di irrigazione. Questa era solamente la richiesta. Dopodiché voglio dire, l'emendamento è presentato, l'ho votato, non l'ho votato, non poco importa. Grazie collega Di Falco, se non ci sono collega Cannata ha chiesto di intervenire, prego. Sì, rispetto appunto all'intervento precedente e con tutti questi chiarimenti che sono stati forniti, la riflessione invece che volevo porre io anche dalla lettura del proseguo dell'articolo è che comunque è probabile che l'amministrazione voglia lasciarsi appunto spazio per la contrattazione, tanto che si parla della comunicazione di affidamento, ma comunque la stipula della convenzione viene fatta in un momento successivo alla produzione della documentazione, quindi all'individuazione di quale tra i due soggetti dovrà poi effettivamente effettuare questo intervento, che comunque è dato come eventuale. Quindi è probabile che, come diceva il sindaco, si vuole lasciare una maggiore flessibilità alle parti, quindi al comune nella fase di contrattazione, che il privato che abbia fatto la proposta possa effettivamente poi decidere anche di non sottoscrivere la convenzione, proprio perché stiamo parlando di una fase che è precedente a quella della consegna effettiva del bene. Quindi ritengo appunto che con i chiarimenti i dubbi precedenti siano stati chiariti. Scusate il gioco di parole. Grazie collega Cannata, se non ci sono, ho chiesto di intervenire il collega Scuderi, prego consigliere. Sì, grazie Presidente, grazie consiglieri, amministrazione e signor Sindaco. Ma io solo per ribadire un concetto, che l'approvazione di questo regolamento, che è un atto importante, fondamentale per insomma, la riqualificazione appunto di spazi verdi che fino ad oggi sono stati
del tutto abbandonati e non sono sicuramente un bel decoro per la nostra città. Credo che dovremmo tenere presente un concetto, che dovremmo avvantaggiare e agevolare chiunque voglia così prendere in gestione e voglia prendere in affidamento appunto questi spazi verdi. Perché se mettiamo parecchi paletti o parecchi appunto problemi, e questo assieme ad altri di cui abbiamo discusso prima, non vorrei che poi alla fine così scoraggiamo chiunque. Quindi, per quanto comprensibile l'emendamento che vorrebbe presentare il consigliere Di Falco, io credo che ciò che è scritto nel regolamento va bene, cosicché l'amministrazione può comunque sempre agevolare e dare una mano a questi imprenditori. Grazie. Grazie collega Scuderi, se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti l'emendamento. Prego segretario. Scusi segretario, il parere, perché non ho dato lettura del parere, il parere è contrario. L'ingegnere vuole motivare il parere contrario? Sì, sostanzialmente è contrario, perché se si scrive dovranno diventa un obbligo cogente, non ci sarà nessuna commissione, nessun funzionario che si permetterà di contrattare con il privato per poter stabilire se avvicinare o meno un bozzetto. Se c'è scritto dovranno, la situazione è quella di fatto, e quindi quella che è al momento del bando è quella resta, per cui questi lavori o si dovrebbero fare prima ancora di pubblicare il bando, oppure a quel punto saranno completamente a carico del soggetto che è affidatario. Secondo me questo scoraggia in modo abbastanza forte la partecipazione, quindi si rischia di avere un regolamento che poi non sarà attuato perché non arrivano richieste sostanzialmente. Grazie ingegnere. Sostituiamo gli scrutatori con i colleghi Barrano, Scuderi e Siggia. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento. Prego segretario. Vinciguerra assente. Nicosia Andrea. Contrario. Salemi. Frasca. Sorzi. Cannata. Denaro. Miccoli. Barrano. Iacquez assente. Mazzone. Scuderi. La Rosa. Motta, Pino assente, Ragusa, Argentino, contrario. Re, Nicosia, Fabio assente, Sigia, Di Falco, Mascolino assente, Romano assente, Nicastro. Consiglieri presenti, consiglieri favorevoli 3, consiglieri contrari 15, l'emendamento è respinto. Passiamo alla lettura, alla votazione dell'articolo così come emendato. Non è stato emendato, sì, vabbè, rispetto alla votazione dell'articolo. Se non ci sono interventi, prego segretario. Nicosia. Favorevole. Salemi. Favorevole. Frasca. Zorzi. Cannata. Denaro. Miccoli. Barrano. Iacquez assente. Mazzone. Scuderi. La Rosa. Motta. Pino assente. Ragusa. Consigliere Ragusa. È in votazione. Favorevole. Argentino. Favorevole. Re. Nicosia Fabio assente. Sigia. Di Falco. Mascolino assente. Romano assente. Nicastro. Contrario. Presidente. Un attimino, collega Sallemi, diamo l'esito della votazione.
Colleghi, consiglieri contrari 3, consiglieri favorevoli 15, l'articolo è approvato. Prego, consigliere. C'è una richiesta di aggiornamento. Prego, la formuli data per quando? Per giorno? Giorno 6 dicembre. Quindi c'è la proposta del consigliere Sallemi di aggiornare il consiglio a giorno 6 dicembre alle ore 19. Se possiamo anticipare, magari alle 18.30 sarebbe alle di ore 18.30. Come non ci siete? Colleghi, alle 19. Alle ore 19. Bene, mettiamo ai voti la proposta di aggiornamento per giorno 6 alle ore 19. Prego, segretario. Nicosia. Favorevole. Vinciquella assente, Sallemi. Favorevole. Frasca. Sorzi, Cannata, Denaro, Miccoli, Barrano, Iacquez assente, Mazzone, Scuderi, La Rosa, Motta, Pino assente, Ragusa, Argentino, Re, Nicosia assente, Sigia. Colleghi, scusate anche per i microfoni, per chi ci segue, ancora il consiglio, la seduta non è sciolta. Prego, segretario. Sigia, Di Falco, dopodomani. Mascolino assente, Romano assente, Nicasso. Dopodomani. Consiglieri presenti 18, consiglieri favorevoli 18, la seduta è aggiornata a giorno 6 alle ore 19. La seduta è sciolta, buonanotte.